Benvenuta sul divano a Factotum, che mi piace perché Factotum faccio tutto e Factotum che è un po' fotti tutti quanti, cioè Claro, c'è questo bel gioco. Allora, hai acceso una lampadina su internet, mi sono incuriosito, sono andato a vedere, ho detto, questa ragazza ha urgenza di dire qualcosa, sta dicendo qualcosa. Beh, innanzitutto benvenuta, benvenuta, grazie. benvenuta a Milano, benvenuta qua l'intervista sul divano e volevo che mi raccontassi un po' innanzitutto come hai cominciato a scrivere le tue cose, da dove arrivi? Beh, boh, ho sempre scritto poesie da quando sono piccolino. La prima canzone che ho scritto l'ha scritta mia cugina perché io non sapevo scrivere. Quindi la cantavo e basta, le scrivevo. Ho sempre fatto queste cose. La trap, il rap, quello che sto Sì? facendo adesso viene È il dopo. linguaggio di che usi adesso? Sì, perché adesso è quello che va di moda, quindi io mi adeguo, diciamo. Però mi piace fare musica, mi piace più che altro scrivere, questo. Io sento che canti anche, però. Sei Sì, anche canto. intonata, canti Sì, non ho pure. mai studiato Sì, però sei canto, intonata. però sì, ce l'ho, sì. Come Avessi canti? studiato, studierò, sicuramente. Beh, sei giovane, hai ancora tempo. Mi dicevi che di strada ne hai fatta tante, cioè Italia, Spagna, Londra, Inghilterra. Sì. Come Bene, mai questa voglia di girare? io vengo da un posto dove non ci sono molte opportunità per i giovani, soprattutto per tipi come me, che sono un po' più alla ricerca di esperienze o comunque di accrescere, diciamo che quelli che vengono da dove vengo io sono e rimangono lì, sono abbastanza chiusi mentalmente e non hanno voglia di sperimentare e fare cose, quindi ho detto anche per cambiare la mia vita, che stava diventando piuttosto patetica alla fine, ho detto ah, faccio il biglietto e quindi sono andata a Londra e dopo Londra mi sono annoiata perché sapevo già tutto di quella città e quindi ho detto andiamo a Barcellona. Dopodiché mi sono poi annoiata di Barcellona e quindi adesso Adesso ti sono annoierà anche Milano, preparati che ti probabilmente. annoieremo presto. Sì. No, in realtà Ma io non è sono una città così nomade. noiosa, però chiaramente sono. Che cosa ti sei portato a casa da Londra e che cosa da Barcellona? Cioè, cosa sono state? A parte la lingua, ho sentito che hai imparato molto bene, soprattutto lo spagnolo. Claro, sì. Poi, chiaro, che domanda. Adesso ho ancora qualche cosa. C'hai ancora un po' di. Sì. Niente, boh, a Londra sono cresciuta. Perché io in Italia non ho mai, per esempio, lavorato, stavo un po' nel giro brutto di droghe, cose del genere. Quindi a Londra ho cambiato la mia vita, ho iniziato a lavorare, sono cresciuta, sono maturata, Anche come sono donna, diventata una persona adulta. E a Barcellona invece, Barcellona ho conosciuto un sacco di gente dal punto di vista musicale, tutta la scena di Barcellona spagnola la conosco. E quindi questo mi ha aiutato a migliorare dal punto di vista musicale, E sì. poi è un mercato enorme con tutto Sud America, insomma, Claro, sì. con lo spagnolo ti apre Sì. veramente, veramente Sì. tanto. Ho sentito anche, sono andato a curiosare un po' le tue cose di internet, hai anche tante cose molto varie, cioè non è che sei Sì. solo quella roba lì. Sì, ma io non sarò mai nessuna roba. Cioè, a me piace fare ogni volta una cosa diversa e intentare, ecco, spagnolo, vedi? A fare cose nuove e vedere fino a dove arrivo questo. Cioè, fare sempre la stessa cosa, cioè, per me non ha senso. Ma la scena italiana vista dall'estero, come ti sembrava? Adesso c'è. Non c'è. Sono tutti un po'. C'è un po' A poca qualità. Londra la scena italiana viene Se proprio. neanche esiste, neanche arriva. No, sì. Forse a Barcellona c'è qualcosa, si può lavorare, magari in futuro potrà essere più Cioè, mescolato. Laura Pausini sì, rap italiano no. Non ancora, però gli italiani e gli spagnoli si intendono di più che gli inglesi. Gli inglesi e gli italiani proprio Beh, anche perché per noi non fare si intendono. rap non è proprio facile, così come il rock non è facilissimo a livello di linguaggio. Claro, sì. Hai un modo di, anche abbastanza originale, insomma, di fare le tue barre, le tue cose. Non sei una. Mi sei Non interessata copio, perché. presto. Quello mi è Tutti piaciuto. copiano, non Mi è copio. piaciuto. Ma dal tuo punto di vista c'è qualcosa di interessante in questo momento in Italia? C'è qualcosa che trovi interessante? Anche Sì. perché è diventato improvvisamente molto popolare, molto mainstream. Cioè. Sì. Da una cosa di quando ero ragazzino io, il rap era una cosa molto di nicchia, ma Di nicchia, molto, sì. molto, molto di Ma nicchia. anche fino a 5 anni fa lo era. Adesso le mamme ascoltano Sì. la Adesso rap. diciamo rap trap è come se fosse il pop degli Certo. anni 90, quello è. Però in Italia ultimamente secondo me sta. Si sta espandendo la cosa anche per le influenze europee e americane, quindi.
Capito? Non è più quella cosa di nicchia che facevano tra di loro che rimane lì, però In qualche cantina. Beh, sì. l'anno scorso a X Factor ha vinto Anastasio, che comunque è una grande penna, Vabbè, uno a molto me bravo, non piace. è molto Però diverso dal tuo mondo. Quest'anno c'è la Serra, che sono due ragazzi di Roma che fanno cose neanche troppo scontate e funzionano, quindi no, sì, lo spazio c'è, lo spazio c'è. qualcuno finalmente uscirà. Riesci a essere più te stessa come ti poni o nella tua musica? Perché Nella mia sei un musica. personaggio che comunque non sei una ragazza comune. No, comunque nella mia musica, cioè credo. Cioè, alla fine io sono me stessa sempre. Però quando canto o scrivo esce proprio tutto ciò che magari evito di dimostrare agli altri quando parlo, così perché sono un po' introversa, anche se ho tatuaggi in faccia. È Perché il attiri contrario. l'attenzione ma ti nascondi. Sì, mi nascondo, sì. Sono un Eh beh, è una po'. maschera, le Sì, maschere aiutano a essere un po' sai, di cosa parli le tue canzoni? Perché anche lì ho fatto fatica, perché a parte cambiando continuamente lingua è difficile seguirti, ma ho notato un grande ventaglio di temi. bene, parlo soprattutto delle mie esperienze o di quello che vedo, anche se non è in prima persona, però cerco di raccontarlo e di dare sempre un messaggio che sia costruttivo per quelli che lo ascoltano. Poi se, ma è un po' difficile intendere perché a volte è un più poetico che diretto così, però quello è il mio scopo, di cercare di dare quello che posso alle persone che ascoltano, in modo tale che magari evitano di fare gli sbagli che ho fatto io o qualsiasi cosa, cioè negativa. Ti poni un po' quando scrivi questo problema di dire comunque dei ragazzi giovani mi ascolteranno, molto più giovani di Claro, me. sì, assolutamente. Prima, quando ero più piccolina, scrivevo le cose che vivevo senza pensare a questo. Adesso che ho una certa maturità, perché ho già quasi, cioè, ho 25 anni, quindi sono Sei un po' cresciuta. vecchissima, Cioè, ma ormai è la non so. pensione del re, No, non so. praticamente. Yeah, no, adesso per lo standard del rap Sì, sono sei vecchia, vecchissima. vecchissima, Cioè, capito? certo. Però, capito, adesso cerco sì di dare un messaggio positivo, nonostante comunque le mie canzoni sono sempre un po' underground, perché quello che ho vissuto alla fine è il Certo. racconto di quello che vedo. È un mondo molto maschilista quello del rap, ma Sì. negli ultimi anni stanno uscendo un sacco di donne che Sì. danno dei gran calci nelle palle a Sì. tutti. Era ora, primo, Era ora, sì. era ora. Bene, in America In già. America addirittura gli danno Già. le mazzate sui denti, altro Esatto. che. Sì. Altro che. Doveva succedere. Perché non è successo prima? Perché si fa ancora così fatica? Perché le donne vengono ancora guardate? Bah, per me l'Italia è un paese un po' retrogrado da vari punti di vista, perché non c'è molta multiculturalità. Milano è l'unica città in Italia che ultimamente sta diventando un po' più Però Milano europea. è una, sarà. Esatto, c'è tutto il resto d'Italia, soprattutto il sud dove vengo io. C'è un sacco di ignoranza e chiusura mentale, per cui cioè, ci sono. È molto preistorico, non so come descriverlo, però è la realtà. Io vivendo all'estero l'ho notato. Cioè, ci sono proprio delle differenze a livello di come uno pensa. La gente media proprio pensa in una maniera. Deve fare un sacco di miglioramenti, deve aprire la mente, deve conoscere lo straniero, il diverso. E lì magari si può pensare di accettare altre realtà che non siano per forza quelle che già erano stabilite. Tu arrivi da una terra dove c'è tanta musica, cioè comunque la Puglia è una Sì. terra molto molto musicale. Sì. Ti sei portata qualcosa nella valigia della tua terra? Hai No. lasciato tutto là? Sì. Ma perché più che altro io amo la musica che fa la mia terra, veramente. Però non è sempre per questo fatto dell'ignoranza, della chiusura mentale, del provincialismo che c'è, che è talmente chiusa che ho preferito buttare tutto alle spalle e iniziare con il nuovo così. Però mi dispiace perché avrei tanto voluto continuare nella mia terra così. Veramente, Sei c'è un. Vabbè, giovane, puoi tornare. Sei sì. uscita dalla finestra, vite dalla porta. Chi lo sa, chi lo Claro, sa, chi lo sì. sa. Nel rap, nella scena rap, esiste il dissing, esiste l'attaccarsi, esiste lo scontro frontale. Così tanti fanno finta, lo sappiamo benissimo. Yeah. Lo sappiamo benissimo che tanti sono organizzati a Yeah. tavolino. Ma non ti spaventa un po', di trovarti magari uno di questi colossi che ti pigli? Ma, No, magari no, grazie, mi fai pubblicità. sì, probabilmente serve anche. Se qualcuno facesse, servirebbe, sì, no, però no. Perché io faccio le cose che, cioè, sono sempre abbastanza veritiera e so quello che sto facendo, non fingo soprattutto, quindi non ho paura
delle cose che potrebbero dirmi perché non ho niente da nascondere, cioè sono così, puoi dirmi quello che vuoi, il tuo pensiero, ya sta, io ti rispondo. Si riesce a trovare posti dove suonare a Milano? Ci sono Sono da poco qua, sì, quindi non è so. prestissimo. Però diciamo che sì, ho fatto già qualcosa. Sono 15 giorni che sto a Milano e già ho fatto una serata, quindi alla fine Ne hai ci fatti più sta. di tanti altri che non ne hanno fatte neanche una. Ci sta. Quindi, hai già pensato a come proseguirà, come continuerà a costruire questo tuo lavoro? Perché appunto, mi dicevi, cambio producer, cambio tutto così, ma tu hai già le Sì. idee molto chiare di cosa vuoi? Ma chiare nel senso che io sempre farò quello che avrò in voglia di fare, indipendentemente da quello che succederà, cioè io farò sempre il mio. Però appunto non ho organizzato niente, non ho neanche schemi, non ho un producer adesso, quindi mi stanno contattando un sacco di persone, per cui adesso sceglierò magari con il film. Sono cose che vengono naturalmente, io non devo pensarle Ma prima. dipende da come suona uno, cioè se ti deve cogliere il suono, chiaramente anche la parte umana, perché poi ci devi Sì, lavorare. deve esserci feeling prima di tutto e Sì. secondo deve avere uno stile originale, perché molti sono, soprattutto i producer che ormai usano loop, sample, tutte queste robe sono quasi tutti uguali. È molto Quindi, facile produrre così, ci vuole poco, e cioè, poi puoi capito? farlo anche se non sei musicista, capito? Esatto, sì. Quindi trovare uno che ha una cosa in più, ma si L'idea. vede subito alla fine. Mi ha colpito questa tua emergenza narrativa, cioè si sente che hai dentro un mondo e delle bombe che vuoi far esplodere. Che cosa sono? Che cos'è? Ma in realtà non lo so, io ho sempre avuto questa propensione a dire o a esprimere la mia in ogni ambito, quindi penso che sia questo. Voglio dare un contributo al mondo, se lo posso fare a livello musicale molto meglio, però se non ci dovessi riuscire, sicuramente troverò altre vie per comunicare i miei pensieri al mondo e per cercare di renderlo un attimo un posto migliore, dato che ultimamente non lo so. Non è facile vivere. Viviamo in una società che non è sicuramente semplice. Sì. Come ultima cosa volevo chiederti un po' che cos'è per te l'arte, perché ho l'impressione, guardando le tue cose, che ti interessa molto anche questa parte da performer, cioè di performance non solo cantante, ma cerchi delle provocazioni nelle Chiaro. foto, cioè anche lì sento che stai urlando, cioè si sente che c'è dietro Sono contenta qualcosa. che lo percepisci. Vabbè, ma se uno vuole ascoltare le cose si ascolta. Cioè, Però non tutti ascoltano. vabbè, però si sente. Se uno vuole ascoltarti, secondo me stai dicendo sono qua e ho qualcosa da dirvi. E l'arte figurativa, immagino che ti piaccia, perché Sì, vedo a me che. piace ogni forma artistica. Cioè, io vivo la mia vita facendo arte. Cioè, anche se non faccio musica, sto facendo arte. Cioè, l'arte, secondo me, senza arte non ci sarebbe vita. Cioè, questo. Tu devi vivere creando qualcosa sempre diverso e cercando di portare te stesso nel mondo e contribuire. È sempre quello il discorso. Cioè, Senti dove ti faccio, veramente in bocca al lupo, sì. spero di vederti prestissimo live a Milano Grazie. e continua a urlare Io perché è fatto. interessante.